Buonasera a tutti, sono Leonardo Ferduzzi dell'Istituto di Cultura e Lingua Russa. Molti di voi chiaramente già hanno imparato a conoscermi. Siamo qui stasera per presentare il corso di cucina russa online. Aspettiamo ancora qualche secondo che le persone si connettano e nel frattempo io saluto David Dimitri. Buonasera David. Ciao Leonardo e buonasera a tutti. È il nostro chef in diretta da San Pietroburgo e siamo, insomma, questa sera un po' facciamo la presentazione del corso che stiamo proponendo. È un corso del quale personalmente sono particolarmente felice perché è la prima volta che si propone un percorso così online di cucina russa ed è sicuramente un'occasione molto interessante non solo per imparare le varie preparazioni, ma anche perché ad ogni piatto, ad ogni ingrediente saranno poi associate anche delle storie. Però non vado oltre, non metto altri elementi, do direttamente la parola a Davide. Intanto si stanno connettendo le persone, quindi vi saluto tutti, buonasera, vedo che il numero dei partecipanti sta continuando a salire, quindi ancora una volta buonasera David, do la parola a te, c'è questa fantastica tavola imbandita per cui partiamo subito col piede giusto. Prego. Perfetto, grazie. Allora, prima di tutto sì, questa tavola perché l'abbiamo imbandita? Perché vogliamo dare, insomma, l'idea, un piccolo spaccato di che cosa verrà fatto durante il nostro corso. Io spenderei giusto pochi minuti giusto per presentare il corso a grandi linee, chiaramente. Innanzitutto, a chi si rivolge il nostro corso? Si rivolge a tutti, è aperto a tutti, non esistono livelli, non esistono specialisti che sono, diciamo, più benvenuti rispetto ad altri. È un corso per coloro che amano la Russia, amano la cultura russa, è un corso per coloro che vogliono approfondire, vogliono conoscere la cucina russa e la cultura russa. È un corso per curiosi, per coloro che desiderano saperne di più di un qualcosa che molto spesso, e qui magari mi potrete dare ragione voi, Leonardo, sia tu e sia i tuoi iscritti dell'istituto, che molto spesso la Russia viene presentata attraverso tanti stereotipi che non sono veri o quantomeno sono veri in parte. Questo perché è il nostro modo di fare all'occidentale, che tendiamo, insomma, a essere molto vanagloriosi e, insomma, a guardare gli altri con un po' di sospetto. Assolutamente. Noi abbiamo avuto molto interesse intorno a questa proposta, a questo corso, dalla gran parte, stragrande maggioranza delle persone. Poi ci sono stati degli atteggiamenti molto provinciali da parte di persone che, d'accordo che la cucina italiana svolge un ruolo importante, prestigioso nel mondo, però questo non deve essere poi un fattore di ostacolo rispetto alla conoscenza che possiamo avere di altre cucine, di altri sapori, di altre culture, perché altrimenti poi ci si chiude, ci si arrocca troppo, per cui quello che dici tu è così, viene presentato in un certo modo, non riveste la stessa importanza, però è fatta di piatti buonissimi, però parliamo di cose che possono essere conosciute, apprezzate, assaggiate, cioè, perché no? Questo un po' è il senso. Assolutamente, sono d'accordissimo, va detto, c'è poca conoscenza, diciamo, della cucina russa, che è una cucina vastissima e molto varia, perché ovviamente stiamo parlando del paese più grande del mondo, che ha circa da est a ovest sono 11.000 chilometri, quindi c'è di tutto e di più. Poi, dove nel periodo sovietico c'è stata molta, diciamo, centralizzazione di tutto, e quindi anche tutte le varie culture periferiche sono state portate ad una unica centrale, e quindi la cultura russa ad oggi è veramente culinaria, parlo, e non solo, è enorme, amplissima. Ora, per quanto riguarda il nostro corso, innanzitutto, di cosa si tratta? Si tratta di un insieme di lezioni ed ognuna sarà dedicata a una preparazione o alla presentazione di una specifica pietanza.
durante questa lezione verrà presa in rassegna passo per passo ogni singola fase. Faremo tutto insieme dalla A alla Z, evidenzieremo i passaggi magari un pochino più difficili e soprattutto guarderemo gli ingredienti, che sono la cosa fondamentale e che differisce, la cucina russa differisce moltissimo rispetto all'italiana per gli ingredienti. E anche qui, perché sono importanti gli ingredienti? Perché chi non è abituato a preparare un certo piatto può fare, combinare un disastro semplicemente utilizzando un ingrediente sbagliato. Cosa fondamentale, il clima e l'atmosfera del nostro corso sarà rilassatissimo, sarà familiare, sarà amichevole, quindi non siamo a MasterChef, non c'è Gordon Ramsay che ci punisce, ci bacchetta se facciamo un errore, me compreso ovviamente, assolutamente. Mi piace l'idea che potremo condividere le nostre esperienze culinarie e non solo. Insomma, parleremo di tutto, dalle origini del piatto, i gossip che stanno dietro, l'evoluzione del piatto stesso nel corso della storia e tutti, insomma, i piccoli trucchi per cercare di renderlo più buono. Per quanto riguarda poi, questo dico un'ultima cosa e poi non vi annoio ulteriormente, per quanto riguarda le ricette che abbiamo scelto, sono forse le più significative della cucina russa. Non solo quelle più famose a livello internazionale, ma anche quelle più amate e soprattutto riprodotte nella Russia stessa. Quindi ad oggi ognuna di quelle ricette che vedete all'interno della nostra lista è mangiatissima, usatissima e amatissima. Ok? E alcune di queste, come potete vedere, le abbiamo qui di fronte a noi. Ora poi, quando volete, magari le passiamo in rassegna piano piano, una per una. Sì, direi che il programma che è stato predisposto, mettendo insieme un bacino di appassionati insieme alla cultura gastronomica di David, chiaramente, che porta avanti non solo il lavoro di chef, ma anche questo lavoro di comunicazione, di divulgazione, proprio perché insomma sei molto portato, David, anche per fare questo lavoro con gli altri, con il pubblico. È un corso che io ho fatto dall'altra parte, quando abbiamo fatto un gruppo di un viaggio Mosca-San Pietroburgo, abbiamo fatto una masterclass all'interno di un posto molto bello a San Pietroburgo, con tutta una serie di isole dove a gruppetti si potevano fare determinate preparazioni. Vi posso assicurare che è stato anche molto divertente, perché abbiamo fatto la ringa in cappotto, abbiamo fatto i pimieni, abbiamo fatto tutta una serie di cose che voglio dire, no, sono anche un po' come lo studio della lingua russa, ci definiscono, nel senso che non tutti si avvicinano alla cucina russa, però imparare a fare dei piatti tipici così particolari ci rende tutto sommato unici in un paese dove tutto sommato, essendoci l'egemonia della cucina italiana, è quasi blasfemo, però questa blasfemia è molto interessante in realtà, perché la cucina russa, come la cultura russa, è fatta appunto di una serie di appassionati molto agguerriti. Quindi la mia speranza è che si crei un gruppo, non è un gruppo enorme, ma deve essere un piccolo gruppetto molto agguerrito di persone che si avvicinano e che amano la cucina russa. Quindi direi che un po' il viaggio deve anche partire, no? Cominciamo a parlare un po' anche proprio del programma, perché il programma è molto interessante, perché si fa veramente dall'antipasto al dolce, con tutta una serie di tappe che riguardano dei piatti tipici, ma proprio conosciutissimi, che si mangiano a casa, che si mangiano tutti i giorni, per cui anche alle persone che hanno scritto perché esiste una cucina russa, io ho risposto, ma veramente esiste ed è molto conosciuta, è strano non conoscerla. Nel senso che c'è, esiste, non parliamo di una cosa che non esiste. Per cui direi, partiamo per questo viaggio e andiamo avanti. Arriva una prima domanda: darete la lista degli ingredienti almeno il lunedì precedente la lezione? A Torino credo che ci siano negozi dove rifornirsi. Chiaramente daremo in anticipo la lista degli ingredienti. Assolutamente sì, daremo non solo la lista degli ingredienti, ma poiché alcune preparazioni hanno bisogno di un po' più di tempo rispetto anche alla durata della lezione stessa,
daremo anche delle preparazioni semplicissime da fare a casa, tipo per esempio dover bollire patate o barbabietole o insomma altre cose comunque molto semplici. Quindi sì, assolutamente sì, daremo non solo le indicazioni sugli ingredienti ma anche su eventuali varianti da poter utilizzare nel caso non trovasse gli ingredienti adatti. Bene, ci chiedono se è un cooking show. No, non è un cooking show, è un corso di cucina russa online in cui, correggimi David, si fanno passo passo, si fa tutta la preparazione, quindi non c'è tanto l'aspetto, non deve essere spettacolare, deve essere un momento in cui si comunica, ci si scambiano delle esperienze, assolutamente no. Si cucina in contemporanea. No, scusa, non ti volevo interrompere, Leonardo, ma io, il mio modo di vedere questo momento è il seguente, cioè è come quando cuciniamo in casa fra amici o in famiglia, nel senso facciamo tutti i passaggi ovviamente per portare a termine una determinata ricetta, però in maniera molto tranquilla, molto amichevole. Chiaramente si farà tutto, ogni singolo aspetto della preparazione verrà toccato, soprattutto appunto, come ho detto anche prima, i passaggi che possono risultare più difficili tecnicamente, non solo, però molto rilassati. Io mi auguro che tutti coloro che si iscriveranno vorranno cucinare insieme a me, anzi lo spero, chi non volesse farlo si prenda un bel bicchiere di vino e insomma chiacchieriamo lo stesso, come a sua totale discrezione. Allora aggiungo anche che per chi ha degli orari particolari, per chi lavora su turni, ci sarà la possibilità di avere la registrazione della lezione, però noi la dovremo chiedere comunque di volta in volta ai partecipanti. Non credo che ci saranno problemi, però quando avremo, quindi le persone che hanno problemi di orari o che lavorano su turni dovranno dircelo prima, perché ci dovremmo predisporre. Non saranno in automatico registrate tutte le lezioni, soltanto quelle che possono servire ad un partecipante che ha dei problemi di orario in quel momento, e comunque verrà richiesto chiaramente di volta in volta a tutti i partecipanti prima della lezione, come avviene sempre, si chiede il permesso, perché poi chiaramente nella piattaforma saranno visibili anche le altre persone. Allora, gli orari delle lezioni, allora vediamo un po', nel frattempo vai avanti David, io recupero queste informazioni di servizio, così poi rispondo alle varie persone, però almeno non ti interrompo. Perfetto, guarda, io presenterei giusto, farei anche il mero elenco delle ricette che presenteremo nelle nostre lezioni. Allora, partiamo con l'insalata Olivier, l'insalata russa che qui è conosciuta come Olivier e che abbiamo qui oggi insieme a noi. Eccola qui. Poi la seconda giornata sarà dedicata alla siliotka pachuboi, cioè la aringa in cappotto, come ha detto giustamente Leonardo, un piatto straordinario, bellissimo, coloratissimo, che veramente, secondo me, vi dico la mia opinione personale, non ha niente a che invidiare a qualunque piatto della cucina italiana. Oh, mi sono sbilanciato e l'ho lanciata lì proprio, ma lo penso realmente e l'ho voluto dire. Poi la terza lezione sarà dedicata alla grechka, cioè il nostro grano saraceno, che qui forse si può dire, Leonardo, che è come per noi la pasta, utilizzato quasi come per noi la pasta, nel senso è il classico cibo per i russi. Assolutamente, sì. E soprattutto la cosa buona è che in Italia per farsi la scorta di grano saraceno serve un mutuo, in Russia invece non costa un granché anche rispetto alla media degli stipendi. Parleremo non solo della grano saraceno, ma anche dei vari cereali che vengono utilizzati nella cucina russa. Poi abbiamo la quarta lezione che è dedicata alle zuppe, quindi al borscht, che vedete qui che è forse il piatto più famoso della cucina russa, sicuramente il più riconoscibile, non fosse altro per il colore,
che è di un rosso bellissimo dovuto alla barbabietola, è un piatto straordinario, ma non vedremo, cioè cucineremo il borscht, ma parleremo anche di altre zuppe molto famose in Russia. In Russia hanno delle zuppe straordinarie, noi non abbiamo questa cultura in Italia come ce l'hanno qui. Quinta lezione, faremo le pasta ripiena, quindi i pilmeni e i vareniki, in pratica il corrispettivo russo dei nostri tortellini e tortelloni. Allora, Davide, perdonami, ti interrompo un attimo, perché così, allora, ho messo nella chat gli orari, ve li ripeto anche qui, gli orari del corso sono martedì e venerdì dalle 18.30 alle 20, l'inizio del corso è il 15 di dicembre, abbiamo aperto una finestra anche per una promozione, quindi ci sono 50 euro di sconto sulla quota di iscrizione fino all'8 di dicembre. Ci teniamo veramente tanto, il programma è splendido, la quota è sostenibile perché non stiamo sparando delle cifre fuori dal mondo, sono tante le ore di lezione e si imparano tantissime cose. Praticamente la lezione è di un'ora e mezza, ma ci sono tanti appuntamenti, vi dico anche la durata effettiva del corso, sono alla fine 30 lezioni di 45 minuti, 30 ore accademiche, quindi è tanto, si impara tanto, si fanno tante cose, ci chiedono se spediremo la ricetta da leggere. In che senso? Spediremo la ricetta da leggere? In che senso? A colui che volesse partecipare o a chiunque? No, diciamo a chi partecipa possiamo dare anche le ricette, immagino. Si può ci mancherebbe, le vedranno e le riprodurranno con le loro mani, quindi assolutamente. Perfetto. Quindi ci sarà anche questo. La quota di partecipazione è di 200 euro. Alla fine ci sarà una 200 euro con lo sconto, sono 250 euro, ma c'è uno sconto di 50 euro fino all'8 di dicembre. Sarà fatto un attestato di partecipazione come Istituto di Cultura e Lingua Russa, dove viene descritto chiaramente che la persona ha seguito il corso. Devo dire che condivido il commento di Silvia Pedicine, mi sta venendo fame, anche a me sta venendo una discreta fame, perché abbiamo davanti una tavola incredibile, ci eravamo fermati ai pilmeni, quindi io ridarei la parola a te, Davide, perché andiamo avanti con la carrellata. Sì, sono d'accordo con Silvia. Silvia, credimi, io ce li ho davanti, sento dei profumini, ho una voglia di azzannarli, ma non lo posso fare, appena chiude tutto qui. Comunque, andiamo avanti. Dicevo, quindi faremo la pasta ripiena, quindi i pilmeni vareniki, che sono il corrispettivo russo dei tortellini e dei tortelloni. La sesta lezione sarà dedicata al riso e soprattutto al plov, che è il piatto più significativo di riso da queste parti. Non è in senso stretto un piatto russo, ma è perché è un piatto uzbeko di origine, però è entrato così tanto nella cultura e nella vita quotidiana dei russi che si può, a buona ragione, considerarlo un piatto anche russo, ok? Poi cos'altro? Abbiamo i galupsi. I galupsi sono un cibo straordinario, un piatto straordinario, perché questi, secondo me, sono veramente il paradigma di che cosa, di cos'è la Russia, la cucina russa, perché utilizzano tutti gli ingredienti che sono qui più conosciuti, quindi il cavolo, sono degli involtini di macinato, cipolla, carota, e l'involtino è fatto da foglie di cavolo, straordinario. Poi cosa abbiamo? Abbiamo le due lezioni dedicate alla carne, e quindi abbiamo il filetto alla stroganoff, non vi sto neanche a dire che cos'è perché un piatto famosissimo, e il filetto alla orlov, un'altra delizia totale. Poi che cosa abbiamo? Pesce. Cosa facciamo? Facciamo un piatto tipico russo, il salmone al cartoccio, fatto utilizzando sia spezie sia erbe aromatiche tipiche qui in Russia. Poi abbiamo i blini, eccoli qui, ve li voglio presentare. Queste sono le crespelle russe. Cioè, no? E queste sono alla base veramente di tutto, dolce, salato. Assolutamente, sono personalizzabili come volete voi, dolci salati, sono eccezionali.
Poi cos'altro abbiamo? Abbiamo i sirnichi, cominciamo con i dolci, quindi i sirnichi sono delle frittelle dolci al formaggio, fatte con un formaggio che si chiama tvorog, che è, diciamo, il corrispettivo russo della nostra ricotta. Buonissime! Poi abbiamo, questo è il mio dolce russo preferito, il medovik. Guardate, eccolo qui. Questa è una torta multistrato al miele, dove il miele viene messo nell'impasto stesso e la farcitura viene fatta invece con smetana, latte condensato. Ci sono varie, insomma, varianti, ma è una torta eccezionale. Poi cosa facciamo? I cosiddetti pirashki, questi che abbiamo qua davanti a noi. I pirashki sono altro che... Leonardo, non saprei neanche come definirle, li definirei quasi... Sì, sono praticamente il diminutivo di pirog, quindi il pirog è la torta salata di base. Il pirashki in realtà sono delle porzioni più piccole fatte un po', non lo so, come le avevamo tradotte, come si possono... Sono delle sorte di brioche salate, possiamo chiamarle così, cioè vedete, è solo che all'interno chiaramente, guardate, nello specifico qui sono pirashki di carne. Buonissimi ragazzi, ho una fame, mi manca la Russia. Ti voglio dire che Teodorino. Sì, scusate, ma veramente già non possiamo andare, mi manca la Russia, mi mancano i pirashki, li fanno in Russia in 2000 modi, col pesce, con la carne, con patate e funghi, cioè è una cosa, sono di una bontà unica, perché poi c'è questa cosa, la cucina russa chiaramente ha meno varietà di quella italiana, ma sono tutti piatti molto saporiti, molto buoni. Quindi, allora, volevo rispondere a qualcun altro prima di andare avanti. Per quanto riguarda Serenella, che chiede appunto il fatto che non potrò partecipare alle lezioni in diretta perché martedì e venerdì sono impegnata. Non è un problema, possiamo fare la registrazione delle lezioni e fartele avere. Chiaramente la lezione si svolge in diretta in quei giorni orari e quindi... ti possiamo dare il materiale e poi fornire, se vuoi, comunque un minimo di assistenza, comunque un canale diretto con David, se proprio non puoi partecipare mai, perché chiaramente c'è questa cosa qui. Però insomma, ecco, noi facciamo sia noi come squadra, Istituto di Cultura e Lingua Russa, dentro c'è anche David, c'è il focus è quello di diffondere la lingua e la cultura russa e passa anche attraverso la cucina, naturalmente, quindi anche la cucina è cultura, e quindi siete tutti benvenuti, poi troviamo le soluzioni varie per farvi partecipare. Prego, David. Sì, guarda, sono d'accordissimo con te, la cucina è cultura ed è anche una di quelle, diciamo, che sono secondo me un po' sottovalutata rispetto ad altre, ma si può raccontare un paese attraverso i piatti che propone. Assolutamente, assolutamente. Comunque, per quanto riguarda le lezioni, ci rimane l'ultima, che è la 15ª lezione, che è quella che riguarda le bevande russe. Questo perché abbiamo deciso di dedicare una lezione intera a questa. Prima di tutto perché in Russia si beve molto diversamente rispetto all'Italia. Qui esistono bevande come il kvass, bevande come il mors, che in Italia non sappiamo nemmeno che cosa siano. E quindi vale la pena, diciamo, soffermarsi un po'. E poi, chiaramente, gran parte della lezione sarà dedicata alla vodka. La vodka perché è importantissima nella cultura di questo paese, è importantissima anche nella vita quotidiana delle persone. Non bisogna soltanto guardarla nei suoi aspetti negativi, ovviamente, perché insomma dietro alla vodka ci sono anche le feste, le ricorrenze, e quindi è sicuramente un modo interessante di analizzare anche alcuni aspetti della vita sociale russa. Detto questo, durante questa lezione vedremo come bere la vodka e con cosa accompagnarla, quindi come fanno i russi con tantissimi sottaceti, come cavolo, cetrioli, pomodori, oppure il re degli appetizers, che è la siliotka, che è la ringa con patate, cipolle e aneto. Questa è diciamo, spesso nei pub con una buona birra
si prende pure questa, si accompagna anche questa. Assolutamente. Fantastico. Qualsiasi tipo di alcolico di fatto. E poi anche il pane tipico russo abbiamo qui, che è il pane nero, che da noi usa pochissimo, qui invece non ti dico la fa da padrona, però insomma è diffusissimo. Intanto mentre parli io sto facendo scorrere un po' il programma, quindi abbiamo insalata olivier, sidiocca pacciubai, quindi aringa in cappotto, oppure se vogliamo essere più filologici, in pelliccia, in cappotto di pelliccia, che esatto, tecnicamente è proprio pelliccia, c'è la griechka, il borscht, con riferimenti anche allo sci, alla salianca e a Luca, e pilmieni e varieniki, plov, galupsi, filetto stroganoff, forlof, salmone al forno, i blini, e sirniki, la miedovic, i pireschi e le bevande. Quindi sono 15 passi, 15 lezioni da un'ora e mezza, che veramente consentono di fare non solo un assaggio della cucina russa, ma direi una bella passeggiata, qualcosa di più, perché ce ne sono tanti di lezioni di piatti e si fa un tour completo, un giro completo. Prego Davide, sicuramente io adesso aggiungere giusto una cosa riguardo a questo, e voglio ribadire una cosa che ho detto anche prima, che quindi è un corso veramente aperto a tutti, ma mi raccomando, è importante che veniate con il mood giusto, con l'umore giusto, e con perché mi piacerebbe avere intorno a me persone che molto tranquille, che vogliono condividere le proprie esperienze sia di cucina, ma sia anche magari che hanno avuto con la cultura russa, di rapporti con la cultura russa, ma anche di vita normale. Cioè deve essere un'ora e mezza rilassante all'insegna del cibo. Non dimenticate che iniziando le nostre lezioni alle 6:30, voi alle 8 avrete la cena pronta, cosa che non è da sottovalutare. Assolutamente no. Ci chiede Maria Rosaria Mapelli se ci sono ricette di pane russo. Allora, per quanto riguarda il pane russo, non lo tocchiamo direttamente, lo tocchiamo indirettamente nella panificazione per quanto riguarda i pirashki, che sono quindi questi dolcini qui. Questo li vedremo direttamente, li toccheremo con mano e li faremo con le nostre mani. Però per quanto riguarda altri tipi di pane non possiamo andare nello specifico, servirebbero altre lezioni, questa è la verità, servirebbe più tempo. Magari si potranno trovare delle occasioni per anche esterne al corso per poter approfondire questo argomento, però ci dobbiamo necessariamente attenere a questo programma che è già, mi creda, molto molto ricco. Il programma è molto ricco. In questo momento con questa domanda mi si è accesa una lampadina che non c'entra niente, ma è un'ottima idea per quando ci libereranno. Allora io vi dico che sarebbe molto carino non solo far partire il corso, perché è la prima volta che si progetta in Italia, che si propone con questa modalità, con il collegamento da San Pietroburgo, ma poi sarebbe molto bello prendere un aereo, partire e andarci a fare anche a San Pietroburgo, nello stesso luogo dove io ho fatto la masterclass di cucina, quindi dove ci si può confrontare, fare proprio un contest, divertirsi, perché lì si possono riproporre alcuni piatti, si può stare insieme, c'è tutta una zona dove poi si fa la cena, si mangia quello che si è cucinato, quindi vi assicuro che poi può diventare anche la base poi, quando sarà possibile, per fare altre esperienze, ripartire e avvicinarci alla Russia. Di base però, francamente, credo che sia stato fatto un ottimo lavoro in termini di elaborazione del programma. Quindi, come potete vedere, poi nell'ambito delle lezioni, se c'è qualche curiosità, sicuramente David è molto disponibile, quindi vi darà qualche dritta e qualche informazione, insomma, problemi non ci sono. Io sono qui apposta, mi piacciono le persone curiose, essendolo io in prima persona, quindi assolutamente sono aperta a qualsiasi tipo di domanda, curiosità, proposta anche, perché
Leonardo, io devo dirla questa cosa, ma però pur non facendo parte strettamente della cucina russa, qui ci voleva anche una lezione dedicata al cacciapuri. Ah, vabbè, qui si apre un mondo. Cacciapuri. So che ti piace particolarmente. Sì. I miei viaggi in Russia spesso finiscono al ristorante georgiano con cacciapuri e con un liquore che è simile alla vodka, che si utilizza sempre per aprire la cena, che si chiama ciaccia, che è un po' più forte della vodka, va comunque provato. Quindi, siccome l'idea del viaggio mi sembra che stia riscuotendo tra i commenti parecchi consensi, anche perché almeno è una prospettiva che ci abbiamo davanti per evadere almeno mentalmente un po' dalla situazione, vi dico che facciamolo partire questo corso. Abbiamo fatto di tutto, abbiamo fatto un'ottima promozione, il programma è ottimo, c'è uno sconto anche per dare una motivazione in più, per cui la quota complessiva è 200 euro. Soprattutto è un modo per condividere veramente una passione, per cui partiamo da questo qui e poi veramente nulla ci vieta, quando possibile, passaporto alla mano, teniamoci i passaporti pronti, perché poi si può anche andare, si possono fare delle cose interessanti. Ci siamo veramente divertiti, veramente, abbiamo portato un gruppo di 30 persone, magari il nostro sarà più piccolo, però è stata una mezza giornata dove siamo andati in un ambiente splendido, perché dove lavori tu, dove ci siamo appoggiati, era bellissimo, al centro di San Pietroburgo, tutto nuovo, con una squadra, una camanda di chef che stavano lì e ci hanno coordinato, chiaramente insieme a David, che un po' li muoveva così, e quindi abbiamo cucinato tutti insieme e poi si è mangiato e brindato. Io mi sono divertito particolarmente, perché poi conoscevo già tutti, sono stato lì, ma tutti, per tutti è stato molto divertente ed è stata poi la base anche per ripartire. Quindi questo per dire che va un po' bisogna un po' fare un passettino, entrare dentro questo mondo, poi ci sono 300 cose che si possono fare insieme in un paese e con una cultura che tutti amiamo. Allora, vogliamo parlare delle placinte moldave? Ci arriva una suggestione di Daniela Bosco, cioè per dire che ci sono tante cose buone nella cucina dell'est. Guarda, la verità è che ci sono così tante opzioni. Noi abbiamo fatto, nello scegliere le pietanze, una selezione molto critica e molto dura. Abbiamo dovuto tenere fuori dei piatti veramente eccezionali. La cucina dell'est io la amo da impazzire, sarà perché vivendo qui necessariamente ci sono a contatto quotidianamente, per cui l'ho scoperta volente o nolente, e abbiamo dovuto tenere fuori tantissimi altri piatti eccezionali. Il discorso è questo è un esperimento, volendo, anche nel senso, è la prima volta che viene proposto. Proviamo a farlo seguendo questo schema che abbiamo buttato giù. Se dovesse piacere, se dovesse aver successo, allora potremo vedere di studiare il modo di farlo più lungo, oppure più strutturato, mettendoci dentro anche tanti altri piatti che purtroppo sono stati lasciati fuori e mi piange il cuore. Ma le lezioni quelle erano, purtroppo, e quelle abbiamo dovuto... Sì, noi diciamo siamo partiti con qualcosa che ci aiutasse a descrivere da un altro punto di vista la cultura russa. Facciamo tantissime presentazioni di taglio storico-letterario, però anche come possibilità di fare un corso ci è sembrato veramente interessante, dopo aver fatto una diretta con l'insalato Olivier, andare oltre e proporre un intero corso, per cui chiaramente il corso, per una serie di motivi, bisogna fare delle scelte, è comunque strutturato, non ci siamo fermati ad una lezione, è un corso completo, si fanno tante cose interessanti ed è bello partecipare. Io stesso
penso che alla fine usufruirò delle registrazioni, perché per motivi di lavoro non riesco, magari qualche volta farò qualche ingresso e cucineremo comunque tutti insieme, voglio esserci anch'io. Per quanto riguarda gli ingredienti, come abbiamo detto, comunicheremo in anticipo gli ingredienti da utilizzare, anche perché ci saranno delle sostituzioni, cioè per ingredienti difficili da reperire, giusto Davide, questa è un'ottima idea, saranno forniti anche delle sostituzioni, cioè dei prodotti che si avvicinano moltissimo e che si possono reperire in questo senso. Per cui direi che è un po' un esperimento che vale la pena di fare, almeno a me personalmente mi incuriosisce molto. Io ho fatto questa masterclass con te a San Pietroburgo, Davide, e da lì un po' abbiamo messo il seme per dire poi inventiamoci qualcosa, facciamo qualcosa. Quindi io direi che il vostro entusiasmo, insomma, è già una cosa molto carina, basta riuscire, non stiamo cercando un gruppo stratosferico numeroso, sarete comunque pochi, al massimo sarete 10, se arriviamo a 10, altrimenti possiamo essere anche meno, non è quello, però l'importante è proprio partire, e fare qualcosa di diverso. Noi abbiamo molto entusiasmo, ecco, cioè io ringrazio Maria Rosaria che ci dice grazie per il vostro entusiasmo, ma noi siamo proprio su questo gasati, nel senso che amiamo la cucina russa e troviamo anche, stiamo cercando il modo per divulgarla un pochettino, per farla conoscere. Assolutamente, cioè io personalmente l'amo follemente, e come hai detto tu bene prima, Leonardo, vogliamo pochi ma buoni, motivati, o che conoscete già di cosa stiamo parlando, o anche che non avete la più pallida idea ma siete curiosi, va bene tutto, ci divertiremo e soprattutto mangeremo bene. Quindi assolutamente, ci sono persone che seguono i nostri corsi, ci sono persone che seguono le nostre attività culturali, non c'è alcun tipo di filtro, anzi è una cosa molto bella che si conoscano persone anche di città differenti, perché la modalità online da questo punto di vista ha una sua utilità, cioè il fatto che ci aiuta anche a conoscerci venendo da città differenti e anche a costituire, secondo me, un gruppetto di appassionati che poi almeno, come dire, come idea l'ho buttata un po' lì, ma sarebbe veramente carino andarsi a fare anche un viaggio con questo taglio enogastronomico, perché poi c'è una storia chiaramente nella produzione della vodka, nella produzione di alcuni alimenti, anche nella produzione della birra, ad esempio, ma non sono le uniche cose che si possono fare, per cui si può anche mixare un programma un po' più vario e però metterci dentro un'esperienza culinaria enogastronomica importante, insomma. Davide, che cosa possiamo dire d'altro? Siamo stati, credo, convincenti, però siamo un po' alla chiusura. Vediamo un po'. Innanzitutto riapriamo un po' tutta l'inquadratura, perché la tavola è fantastica. C'è anche un samovar. Un samovar, esatto. Queste erano, diciamo, chiamiamole teiere, i bollitori di un po' di tempo fa, quando le famiglie erano chiaramente più numerose rispetto a quelle di ora. Ora purtroppo è diventato quasi un oggetto come decorazione, non si usa più, se sì, non in certe realtà, per carità. In alcune sì, chiaramente funzionava con un fornelletto, un braciere, e poi si utilizzava con l'infuso, chiaramente, esatto, per cui, per infusione. C'è una domanda di Diego che ci chiede: ma i sottaceti sono tipici della cucina russa? Assolutamente sì, sono amatissimi, piace proprio l'aceto viene messo in tantissime preparazioni, anche in zuppe, per esempio nel borscht, nella salanca viene messo l'aceto. Questo poi considerate che è importantissimo anche per tagliare, diciamo così, il sapore molto forte della vodka e comunque la carica alcolica della vodka, e per cui
vodka e sottaceti sono un connubio quasi perfetto. La stessa, voglio aggiungere un'altra cosa, la stessa aringa qui può essere mangiata sia sotto sale ma anche marinata nell'aceto ed è buonissima, credetemi. Anche come, diciamo, come accompagnamento alla vodka si usano spesso dei sottaceti, per cui fanno proprio parte, è una forma di conservazione, no? Anche degli alimenti che è molto diffusa, che è molto diffusa, certo, in Russia. Chiaramente, non essendoci l'olio d'oliva, il sottolio non fa parte della cucina russa. Non... necessariamente. Quindi è molto sviluppato qui il sottaceto, ma anche la tecnica dell'affumicamento, cioè delle cibi affumicati viene utilizzata. Chiaramente ai tempi bastava metterle d'inverno fuori dalla finestra e si conservavano da sole, però insomma questo non è che avveniva dovunque, quindi hanno dovuto chiaramente utilizzare alcune tecniche, il sottosale, ma il sottaceto credo sia il più amato e il più diffuso. Sì, io ne approfitto per fare qualche saluto. Allora, intanto grazie a tutti per i complimenti. I complimenti li facciamo noi a voi, nel senso che vi ringraziamo perché vediamo che c'è un interesse dall'altra parte, quindi questo dà entusiasmo e dà motivazione. Saluto Anna, che è una nostra studentessa online, che ha una storia sul samovar, cioè, l'ha comprato a Mosca durante una vacanza studio nel 1973 e dopo tanto tempo ha ricominciato a studiare russo online con l'istituto, quindi io la ringrazio veramente, ci ha raccontato un bellissimo episodio e chiaramente la invito anche a fare il corso di cucina russa. Un'altra persona ci sta seguendo, Dinetta Anderson, che dice: io ho comprato un libro di cucina russa a Mosca, la mia amica russa ha definito libro per turisti, ma ho già fatto delle ricette come il borscht e altre, per cui quale migliore occasione per ampliare ancora e mettere in pratica. Bravissimi entrambi, bravissimi tutti, perché io amo le persone che amano la Russia, non ci posso fare niente, più forte di me, quindi è un posto, è un paese straordinario, una cultura straordinaria e una cucina, questo ci tenga a sottolineare, chiunque non sa di cosa parliamo rimarrà a bocca aperta positivamente, chiaramente. È una cucina eccezionale, buonissima, saporitissima. Sì. Assolutamente, e fa parte un po', diciamo, di questa sorta di pregiudizi che fanno un po' da schermo, per cui la Russia va conosciuta andandoci, assaggiando il cibo, avendo un rapporto diretto, ecco. Poi per quello che riguarda quello che ci viene comunicato della Russia, è lì, insomma, c'è un po' un gioco delle parti, per cui non entro in argomenti che non attengono a questo incontro, però diciamo che noi lavoriamo costantemente per fare una comunicazione giusta e equilibrata della Russia e far comprendere quanto è interessante questo paese, per quale motivo poi alla fine scatta anche una fascinazione da parte di chi, perché ci si va una volta, spacca, cioè o non ci si va più o è un rapporto che un po' continua tutta la vita, nel senso che poi tantissimi nostri studenti, come dire, iniziano un rapporto ma poi non lo interrompono più, proprio perché è troppo interessante da moltissimi punti di vista. Per cui io chiuderei un pochettino, farei la chiusa di questo incontro, anche perché ci sono arrivate una serie di domande, ma vi invito ancora a farle, perché un po' di tempo ce l'abbiamo. Se volete farci ancora delle domande sul corso, su una serie di cose, siamo qui. Io ribadisco però il fatto che c'è fino all'8 di dicembre uno sconto di 50 euro sulla quota. La quota è di 200 euro, sono 15 lezioni di un'ora e mezza. Sul sito dell'istituto trovate tutto, la scheda del corso e il programma. Si parte il 15 di dicembre, martedì e venerdì, 18:30, 20. Per esigenze particolari siamo pronti a fornire le registrazioni delle lezioni. Chiaramente il valore aggiunto è che si sta tutti insieme, si cucina e si,
e si prepara insieme, come dice David, parte alle 18.30, finisce alle 20, si cena russo, una cosa fantastica, si mangia russo nelle case italiane, portando avanti anche il corso e quindi questa esperienza di condivisione. Lì proprio davanti a te vedo una serie di pirashki. Quei pirashki come sono? Sono tutti alla carne o hai fatto... No, per tentarvi ancora di più, no, questi due sono con la carne. Questo qui è il classico pirajok, cioè la classica tortina che usa San Pietroburgo, quindi col cavolo e uova, eccezionale, cioè mi viene da piangere. E poi questa è la vatrushka, questa in realtà è un dolcino che viene fatto col tvorog, che quindi la ricotta russa, e ha una particolarità che fa una tripla lievitazione, quindi viene un impasto unico, è buonissima, che ve lo dica fare, è tutto buonissimo qui, io infatti sto aspettando che finiamo per cominciare a sbranare qua e là. Sì, no. Sai, c'è grande invidia dall'altra parte, dalla parte mia. Per cui, niente, io saluto tutti. Innanzitutto ringrazio David perché stiamo portando avanti un discorso molto interessante. Quindi grazie, perché il programma è fantastico. Saluto Corrado Piazzetta, che è un bravissimo traduttore letterario, che si è collegato adesso. Dice, io ricordo ancora con l'acquolina in bocca i pirashki con il cavolo della mia padrona di casa a San Pietroburgo. Sono buonissimo. Dalla Russia, però in Italia, Oksana ci dice voglio i pigmieni, come ordine, come ukas, è proprio un editto zarista. Anche io, guarda Oksana, anche io voglio i pigmieni, adesso non lo so. Non ho fatto in tempo a prepararli, chiedo scusa, ma sono uno dei miei preferiti. Guarda, qui con normative Covid, l'unica speranza che ho è chiamare il ristorante russo che a Roma è in zona Ostiense e fare un... e me li prendo e me li porto a casa, ma veramente mi sta venendo una fame incredibile, condivido con Daniela che ci sta dicendo che... Quindi noi innanzitutto abbiamo fatto questa cosa per aprirvi lo stomaco. Ma abbiamo fatto venire fame con questa tavolata incredibile. Adesso, come dire, se vogliamo diventare anche autosufficienti dal punto di vista della cucina russa, bisogna anche imparare a fare le varie preparazioni. Chiaramente. È necessario. Siamo stati intelligenti, Leonardo, perché abbiamo scelto proprio l'orario della pericena, quindi poco prima, aperitivo, cena, per farvi venire fame e... Non resta che imparare, non è difficile, ci sono delle piccoli segretini e trucchetti che proverò a svelarvi. Qui c'è addirittura un intervento che devo dire di Tatiana Timofeeva che ci dice stiamo mangiando proprio i pigmieni adesso. Quindi, meglio di così, ci è arrivato anche questo assist incredibile. Sabina che ci dice priatno appetita. Chiaramente tibietoce, buon appetito a tutti a questo punto, perché tra un po' andremo tutti a sfamarci viste queste suggestioni. Io veramente ringrazio tutti perché è stata anche molto, molto divertente come presentazione, siete stati veramente molto carini a scrivere, ad animare questa presentazione, quindi veramente vi aspettiamo. Per qualunque cosa vi scrivo qui l'indirizzo email dell'istituto attraverso il quale potete inviare le richieste e noi vi rispondiamo per le iscrizioni. segreteria@iclr.it. Ci potete chiamare allo 06 48 70 137, ve lo scrivo qui sempre in chat. Per il resto veramente io mando un saluto, un abbraccio a tutti quanti, a Davide in assoluto per prima cosa e a tutte le persone che ci hanno seguito. E veramente mi auguro che questo sia innanzitutto un bel modo per passare un periodo particolare che ci vede tutti coinvolti. E poi la base, ragazzi, per valigia, aereo, visto, e poi si parte e si torna in Russia. Per cui questo è l'augurio
a tutti quanti noi. Per quanto riguarda Davide, l'augurio che possa tornare in Italia quanto prima, perché chiaramente tu sei dall'altra parte. Niente, buonasera a tutti, Davide, ti lascio la parola per i saluti finali. Beh, grazie Leonardo, a te, grazie a tutti di aver assistito, e veramente speriamo di avervi, insomma, di aver tirato fuori un minimo di curiosità in voi, e credetemi, la cucina russa è straordinaria. Prima farete il corso e dopo andrete in Russia al volo, ne sono sicuro, perché una cosa tira l'altra. Come dicevi tu, Leonardo, la Russia o la ami o la odi, una delle due, non ci sono vie di mezzo. Io la amo e sono qui, vi aspetto. Buonasera a tutti. Ciao.